Un nuovo colpo è stato messo a segno dall'Interpol nell'ambito della lotta contro il traffico illecito di armi dai paesi orientali e le regioni europee dei Balcani. L'operazione denominata Trigger 2 ha portato all'arresto di 149 persone in 23 paesi, insieme al sequestro di 321 armi da fuoco, tra cui anche un lanciarazzi, una mitragliatrice, quasi 20.000 pezzi di munizioni, ma anche granate ed esplosivi vari. Il successo non si misura solo per il numero di controlli, le persone arrestate, il numero di articoli sequestrati e così via. Utilizzando azioni di polizia sincronizzate in diversi paesi, inviamo un messaggio chiaro ai criminali. I poliziotti di diversi paesi in tutto il mondo lavorano insieme contro il crimine organizzato. All'operazione coordinata dall'Interpol hanno partecipato oltre 7.800 agenti. Al sequestro delle armi si è arrivati dopo un'analisi capillare dei database nella sede centrale di Lione. Quasi ogni arma da fuoco recuperata viene da qualche altra parte, quindi un paese può adottare una legislazione rigorosa sulle armi da fuoco, ma ancora non può controllare ciò che accade in altri paesi. In questo modo le armi riescono a muoversi in tutto il continente europeo e il pericolo per i cittadini è che a volte possono arrivare da 100 o 1000 chilometri di distanza. Non individuarle potrebbe compromettere la sicurezza. La Trigger 2 è l'ideale continuazione di un'operazione con lo stesso nome iniziata nell'aprile dello scorso anno e che si rese necessaria per l'aumento dei timori per il traffico illecito di armi nei Balcani e per i diversi attentati terroristici compiuti in Europa e in altre parti del mondo. In quell'occasione la base di coordinamento venne stabilita dall'Interpol a Sarajevo e anche in quel caso furono effettuati arresti e sequestrati esplosivi e armi.